numero 5, riguarda la formazione piano di diritto allo studio per l'anno scolastico 2011-2012. Per l'esposizione chiederei alla Presidente della Commissione di diritto allo studio, Valeria Zerra, di illustrare. Puoi andare anche lì, tanto sono a posto. La stesura del piano per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2011-2012 ha presentato alcune difficoltà dovute alla mancanza di fondi. Però, nonostante questo, l'istruzione continua ad essere un investimento importante da realizzare per l'amministrazione comunale di Ossimo. Nello specifico, anche quest'anno sono state sostenute le due scuole paritarie dell'infanzia presenti nel nostro comune, soprattutto nell'ottica dei tagli che hanno subito da parte del Ministero, proponendo, in accordo con entrambi, di confermare lo stesso contributo dell'anno scorso a sostegno delle rette e per l'organizzazione del corso di nuoto. Nei due testi della scuola primaria di Ossimo, superiore e inferiore, il tempo scuola si articola in 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì con la mensa scolastica. Servizio che quest'anno è stato giudicato alla pizzeria Trigal di Borno. L'amministrazione comunale, come gli anni scorsi, contribuirà alla spesa sostenendo le famiglie con un contributo pari ad un euro, mentre il costo a carico di ogni famiglia che usufruisce del pasto è di 4 euro. Si propone di soddisfare le richieste di contributo per le due scuole primarie di Ossimo, inoltrate dalla dirigenza dell'Istituto Comprensivo di Borno, per garantire l'acquisto di materiali di fatto di consumo e per i vari interventi volti all'arricchimento delle opportunità formative deliberate nel rispettivo. Si conviene invece di non accogliere la richiesta di contributo da parte dell'Istituto Comprensivo di Borno di 1.500 euro per i 16 alunni di Ossimo iscritti alla scuola primaria di Borno, poiché nel comune di Ossimo ci sono già due scuole primarie che funzionano e la decisione dei genitori di iscrivere i loro figli altrove non dipende dalla mancanza di un servizio, ma da una loro scelta autonoma. L'amministrazione comunale continuerà a erogare il contributo per il POF e l'acquisto di materiale per la scuola secondaria di primo grado, frequentata anche dagli alunni del comune di Ossimo. Il Comune di Ossimo provvede da anni all'erogazione del servizio di assistenza a persona per gli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola dell'obbligo, che necessitano di supporto per agevolare l'integrazione scolastica e favorire l'inserimento nelle migliori condizioni possibili. Considerata la necessità di garantire la continuità degli interventi degli educatori, si provvederà a prolungare il servizio di assistenza a persona per due alunni disabili anche per l'anno scolastico 2011-12, per un importo a carico del Comune di 11.100 euro, mentre la differenza la sostiene l'azienda territoriale ai servizi alla persona. Anche quest'anno sono previste delle borse di studio per gli studenti meritevoli. Per la scuola secondaria di primo grado, 250 euro per i tre studenti che conseguono il diploma con la migliore votazione, ma comunque non inferiore a 9 decimi. Scuola secondaria di secondo grado, 400 euro per i tre studenti che conseguono il diploma con la migliore votazione, ma comunque non inferiore a 85 centesimi. Laurea triennale, 400 euro per tre studenti con migliore valutazione, ma comunque non inferiore a 100 su 110. Laurea specialistica, 500 euro per due studenti con migliore valutazione, ma non inferiore a 100 su 110. Alunni iscritti nelle scuole del Comune di Ossimo e nelle scuole del Comune di Borno. Scuola dell'infanzia. Nella scuola dell'infanzia di via Marconi, Ossimo Superiore, ci sono 13 alunni. In via Chiesa 3, Ossimo Inferiore, 22 alunni. Mentre nella scuola dell'infanzia di Borno ci sono 3 alunni di Borno iscritti che frequentano, di Ossimo, scusate, che frequentano. Scuole primarie. La scuola primaria di via Marconi ci sono 2 pluriclassi a tempo pieno, con 20 alunni, di cui uno del Comune di Borno e due del Comune di Bienno. Questi 20 alunni però
frequentanti attualmente risultano solo 17, perché tre alunni che si erano iscritti come anticipatari all'inizio dell'anno scolastico hanno optato per la scuola dell'infanzia. Scuola primaria è in via Dante, Ossimo Inferiore, anche lì ci sono due pluriclassi a tempo pieno, sono 26 alunni, di cui uno del comune di Borno e uno del comune di Darfo. Alla scuola primaria di Borno abbiamo invece 16 alunni che frequentano, alla scuola secondaria di Borno ci sono 24 alunni iscritti che frequentano. Interventi per la manutenzione degli edifici scolastici. Il fiduciario del presso di Ossimo Superiore, viste le necessità relative agli ambienti scolastici, ha presentato le seguenti richieste: tinteggiature e sistemazione della mensa, controllo dei calorifri, lavandini e binetti, sostituzione delle tapparelle, controllo prese elettriche, sistemazione di vialetto di ingresso alla scuola, sostituzione delle bandiere, pulizia dello sgabuzzino da materiale rotto, porta antipanico in palestra. Questi lavori sono stati eseguiti in parte con i dipendenti comunali e in parte dalle ditte appaltatrici del comune. Per quanto riguarda invece la richiesta di 5 banchi alti con le rispettive sedie e l'acquisto di una scala, sempre prossimo superiore, sono stati richiesti preventivi di spesa per poi procedere all'acquisto. Fiduciario prossimo inferiore invece ha chiesto sistemazione dei servizi igienici del piano terra, sistemazione della scala di accesso esterno all'edificio scolastico, sistemazione e revisione della fotocopiatrice. Anche questi lavori sono stati eseguiti in parte con dipendenti, in parte con gli appoltatrici, per cui sono state fatte tutte le loro richieste, sono state soddisfatte. Per ovviare invece la richiesta di acquisto di tavoloni da parte di entrambe le scuole primarie per l'allestimento dell'aula immagine di scienze, si è fatto richiesta alla Proloco per Ossen al fine di averne in dotazione 4 dei loro che sono già stati portati e li stanno già usando. Proposta di intervento per il diritto allo studio 2011-12. Gli importi riportati nel riepilogo del piano di diritto allo studio rappresentano gli impegni dell'amministrazione comunale per l'anno scolastico 2011-12. Parte degli stanziamenti andranno a coprire le spese sostenute direttamente dal comune e parte verranno invece versati direttamente alle scuole quale contributo per la realizzazione delle iniziative e l'acquisto dei beni. Il versamento dei contributi agli istituti scolastici avrà la seguente modalità: all'Istituto Comprensivo di Borno, entro il 31 dicembre 2011, verrà erogato su richiesta direttamente all'Istituto Comprensivo un acconto pari al 50% dell'importo totale, che sono 3.750 euro. Il saldo del contributo verrà invece erogato alla fine dell'anno scolastico 2011-12, previa relazione descrittiva dei progetti realizzati e rendiconto delle spese sostenute. I finanziamenti alla scuola dell'infanzia paritaria verranno accreditati con le stesse modalità dell'istituto comprensivo. Questo è l'epilogo degli importi. La scuola dell'infanzia paritaria, contributo per concorso rette di frequenza alunni 10.000 euro, contributo per POF 10.000 euro, corso di nuoto scuola materna 1.300 euro per un totale di 21.300 euro. Scuola primaria, acquisti libri di testo 2.500, contributo scuola Ossimo Inferiore 2.500 euro, contributo scuola Ossimo Superiore 2.000 euro, servizio mensa scuola Ossimo 39.560 euro. In questi 39.560 però sono comprensivi anche della quota a carico degli utenti e del 50% dei pasti del personale docente. Vuoi dire qualcosa, Cristian? Diciamo che su questo il comune compartecipa su un costo del pasto di 5 euro, 1 euro a bambino, e in più, come prevede la norma, paga la quota di 5 euro a chi assiste alla mensa. Diciamo che ci sono stati dei chiarimenti in merito a questo con il dirigente scolastico, poiché lo scorso anno tutti mangiavano in mensa.
Da quest'anno noi ovviamente abbiamo detto che pagavamo solo chi effettivamente stava a sorvegliare i bambini, non più le tre persone ma le due persone, anche perché come gli si è spiegato più volte c'è un spreco di risorse, dico di tempo ora, è un po' tecnica la cosa, per chi non è nella scuola è difficile capire, però c'è uno spreco di ore e con i tagli al personale che ci sono stati era assurdo prevedere una cosa di questo genere, anche perché seppure l'istituto scolastico ha storpiato un po' il naso, però effettivamente il comune si sarebbe trovato a pagare più personale di quanto versasse di contributo alle famiglie dei bambini, e per questo motivo noi abbiamo deciso di optare per le due persone. E poi sulle scelte in merito alle persone ovviamente è l'istituto comprensivo che decide, ma per il comune non era sostenibile una cosa del genere. Abbiamo circa 39.560, però con la quota comprensiva di 5 euro a pasto già il bambino, se ce l'avevamo inventato, ma qua adesso è riuscita. Questo per chiarire se per caso ci sentissero anche delle strumentalizzazioni su questo, però vi faccio un esempio: se in un giorno a Ossio Superiore si fermano mediamente 14-15 bambini, 14-15, paghiamo un euro bambino e diamo 15 euro, noi per 14-15 bambini dovevamo pagare tre pasti a degli adulti, a me sembra assurdo, pagando 15 euro, davamo più a chi li guarda di quanti davamo. Cioè, alle famiglie, per contributo alle famiglie. Cioè, è assurdo, è insostenibile una cosa del genere. Su questo il dirigente e i suoi stretti collaboratori hanno storto il naso, però noi con decisione abbiamo sostenuto la nostra posizione e non hanno potuto fare altrimenti. Scuola secondaria di Pecorano, c'è il contributo per il POC per tutto materiale che sono 3.000 euro, le borse di studio per gli alunni diplomati meritevoli 750 euro, l'assistenza per sonno ma l'alunno disabile 3.700 euro, per un totale di 7.450 euro. Scuola secondaria secondo grado, c'è ancora l'assistenza per sonno ma non l'alunno disabile, sono 7.400 euro, e la borsa di studio per gli alunni meritevoli sono 1.200 euro, 8.600 euro in totale. Per l'istruzione universitaria, le tre borse da 400 euro, l'una 1.200 euro, le due borse da 1.500 euro, 1.000 euro e 2.200 euro. Il totale complessivo di diritto allo studio sono 86.110 euro. C'è questa differenza dell'assistenza a persone all'alunno disabile, vuoi dire perché? Diciamo da quest'anno, siccome un genitore di un alunno disabile risulta residente in comune di Ossimo, il comune di Bormio ha chiesto la compartecipazione della cifra per l'assistente a persona, e guardando comunque i regolamenti a livello commissariale non possiamo esimerci da pagare. Ovviamente poi qua dentro le quote dovranno essere, non ci sono le voci in entrata, ma ci sono anche delle voci in entrata, soprattutto per l'assistenza all'alunno disabile della scuola secondaria di secondo grado, ma per una normativa che sta arrivando adesso da Macite. Comunque, torneremo sull'argomento. Ecco, io voglio ringraziare la Commissione e in particolar modo la Presidente Chiara Valeria per il lavoro che ha fatto. Vi assicuro che ha lavorato tutta estate e tenendo sempre informata anche forse fin troppo alcune volte l'amministrazione, no, è una battuta, però ringrazio davvero di cuore il lavoro svolto dalla Commissione. Vi sono domande? Io no, una domanda. Certamente si presterà per quei 16 ragazzi che vanno al primario,
momento che sempre si dà il contributo ci sarà certamente un marmore, diciamo. Volevo sapere quanto era quantificato in moneta il contributo che si sarebbe potuto dare a questi 16 ragazzi. Lo so che le scuole ci sono, sono superiori, ci sono superiori, però forse se non lo so attaccare così un po' brutalmente. Ma non venire da parte del gruppo che si dice nella scuola. Allora, ci abbiamo pensato, siccome ho sempre assistito anch'io, come anche Agata, alla commissione, e tra l'altro c'era anche un membro del vostro gruppo, ci abbiamo pensato parecchio su questa cosa, ma io credo che ormai è chiaro che l'amministrazione punti a valorizzare le proprie scuole. E per proprie scuole intendo le scuole dell'infanzia e le scuole primarie. Ora, le famiglie sono libere di scegliere, di mandare a Borno, a Lovere, a Malegno, a Cividate. Non ho detto a caso i nomi di questi paesi, perché questi sono plessi che accolgono anche persone di Ossimo. Voi mi capite bene che se tutte queste scuole fanno richiesta per quota parte dei bambini che vanno a studiare in queste scuole, ovviamente diventa difficile, oltre che gestire, ma anche garantire le risorse per questi bambini. Dunque, la nostra impostazione è chiara. Noi difendiamo, sosteniamo, valorizziamo e le valorizzeremo al massimo le due strutture che abbiamo. Dunque la scelta dell'amministrazione è quella di sostenere queste scuole, e per chi fa una scelta diversa, più o meno plausibile, questo sono fatti loro, perché ovviamente la libertà di scelta in democrazia è garantita, però sul fatto di contribuire a questi piani dell'offerta formativa di altre scuole primarie, la decisione è stata quella di attualmente, anche per il periodo abbastanza di risorse esigue da parte di tutte le amministrazioni, di non erogare contributi. Sappiamo di questo malumore, e mi dispiace anche della strumentalizzazione che sta per essere fatta di questa cosa. Però io credo che non da parte tua, sì, qualcuno si diverte a fare questa strumentalizzazione, ma ne eravamo consapevoli e eravamo qua in una serata di luglio, alle metà di luglio, a parlare di questo. Sapevamo di questo rischio, però ci siamo presi questo rischio, ma a fronte del fatto che noi difenderemo con i denti le scuole, tutte e due le scuole primarie di Ossimo. Ma questo mi fa piacere, perché una volta si doveva addirittura eliminare uno di più. No. Ma sai che le cose cambiano, e si ribaltano, e giustamente che dice che ci siano ancora tutte e due le scuole di Ossimo. E faremo di tutto per pensare, ecco, questo ci sarà un certo anche non voi, che non prenderò io, non prenderete voi. Io sono favorevole per questo. Se ci fosse stato le risorse per darlo, forse quest'anno sarei stato forse, diciamo, più contento. Io voterò a favore di questo, perché mi sembra anche giusto, però so che ci sono dei rischi che dovremo porre critiche. Cioè, già anch'io ne prenderò qualche votando a favore. Allora anche il Zero di venderci di che sia così, però artisticamente è l'ottica che bisogna vedere, perché quando siamo giunti anche noi ci abbiamo detto perché non pagate il pulmino, per esempio, a ragazzi che vanno a lavoro, perché dobbiamo fare il pulmino al lavoro, il pulmino. Se avessimo un pulmino che comune che ricorda, vengano e non avrebbero pagato. Giusto per chiudere la mia presentazione, sappi che in questa settimana sono arrivate richieste per il contributo dell'acquisto dei libri per le scuole secondarie di primo grado di Malegno.
che è una catena, c'è l'istituto di Londra. Quindi per me è più puntualizzare, più una richiesta, un'informativa, nel senso che, come diceva Malenio, una grossa parte dei loro studenti non è di Maligno ma di comuni limitrofi e 9 sono di Ossimo. Loro hanno sempre erogato un contributo a sostegno dell'acquisto dei libri a questi studenti, oltre allo sconto che avevano dalle case produttrici dei libri. Quest'anno purtroppo mi riferivano appunto al comune di Maligno, che non riescono più a sostenere questa quota anche per gli studenti non residenti. L'unica cosa che possono fare, ed è già di gran merito, è fornire anche ai nostri studenti i libri alla stessa identica scontistica che gli fornisce la casa produttrice dei libri, che si attesta attorno al 10-15%, adesso non ricordo di preciso, ed è comunque una buona cosa. Ovviamente, anche come ci dicono, se abbiamo 70 studenti e quasi la metà sono di paesi da fuori, noi però possiamo dargli il servizio un conto, ma pagargli anche le spese tutto non ce la facciamo più. Il discorso di pochi soldi c'è per noi, c'è per Marino, c'è per tutti i comuni. Ok, se non vi sono altri interventi, poniamo in votazione favorevole. Immediatamente l'esecutiva. Allora, per i punti numero, grazie Valeria.